Buongiorno, sono Fabiola Grassi. Alcuni di voi mi conosceranno già perché tra le altre cose organizzo visite guidate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano insieme ai membri della commissione didattica di Gariuo e alle guide turistiche culturali. Ma forse non tutti sanno che a Milano c'è un giardino, che a differenza degli altri non è solamente un'oasi verde, ma è soprattutto un luogo di memoria e di educazione. Sto parlando del Giardino dei Giusti di tutto il mondo, dove ci sono alberi, cippi e targhe, in onore dei giusti, uomini e donne che durante la loro vita hanno aiutato le vittime di persecuzioni, salvaguardato la dignità umana e difeso i diritti dell'uomo. Il Giardino dei Giusti di Milano nasce su proposta di Gariuo nel 2003, su modello dello Yad Vashem Gerusalemme, nella seconda balsa del Monte Stella, luogo molto caro ai milanesi, conosciuto anche come la montagnetta di San Siro. Il Monte Stella, progettato dall'architetto Piero Bottoni, è stato costruito sulle macerie della Milano bombardata dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è diventato così, per tutti, simbolo di rinascita. È significativo il fatto che il Giardino dei Giusti sia stato creato proprio lì. Alberi sulle macerie, vita sulla distruzione. Dal 2008 il giardino è gestito dall'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, di cui Gariuo fa parte, insieme al Comune di Milano e all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Sono Pietro Cucciucchian, sono cofondatore con Gabriele Nicci di Gariuo, ma sono anche un giusto onorato al Giardino di Milano. Il mio albero è stato piantato nel 2003, assieme a quello di Moshe Beschi e di Svetlana Broz. Sono stati i primi tre alberi del Giardino di Milano, dedicati ai cercatori di giusti. Ogni anno, in occasione del 6 marzo, giornata dei giusti dell'umanità, vengono onorati nuovi giusti. Con il passare del tempo questo giardino si è arricchito sia di storie del passato, legate a tutti i genocidi, da quello degli armeni alla Shoah a quello in Ruanda, sia di storie del presente, legate ad esempio alla mafia, all'accoglienza dei migranti e al terrorismo. Parlare di questi giusti ci aiuta a riflettere su quello che possiamo fare tutti noi oggi, nella nostra quotidianità, imparando da quello che è accaduto ieri. Sono Amadi e sono un giusto onorato da Gariuo al Giardino dei Monti Stelle di Milano per aver salvato 47 italiani durante l'attentato del Museo del Bardo. Se vuoi approfondire la mia storia e la storia di altri giusti, non dimenticare di venire a trovarmi al Giardino dei Giusti Monte Stelle di Milano. Nel 2019 sono terminati i lavori di riqualificazione del giardino sul progetto degli architetti Stefano Valabrega e Giacomo Crepax. Il giardino vuole essere un luogo aperto a tutta la cittadinanza, frequentato da persone di ogni età. Si può andare al giardino da soli o per una visita guidata, per ascoltare un concerto, per far partecipare i propri figli a un laboratorio, per assistere a una cerimonia o ascoltare una testimonianza. Se si vuole passeggiare per il giardino, si può partire dai cippi, dedicati ai primi giusti onorati. Si può percorrere poi il viale del bene, che porta all'albero della memoria, allo spazio del dialogo, dove è possibile sedersi per un momento di riflessione o di confronto, e all'albero delle virtù, dove sono incisi sulla mappa di Milano i valori dei giusti. Continuando, si arriva infine all'anfiteatro Ulianova Radice, uno spazio di raccolta e di aggregazione, dedicato a una delle fondatrici di Gariuo. Ciao, sono Daphne e sono una giusta onorata al Giardino di Milano, perché ho soccorso i migranti di Lesbo e li ho ospitati nel mio albergo. Se vuoi conoscere la mia storia, scarica l'audioguida per ascoltare tutte le storie che questo meraviglioso luogo ospita. Sai, non sono l'unica giusta dell'isola di Lesbo. Altre persone sulla mia bella isola hanno aiutato i migranti e per questo sono stati onorati nel giardino virtuale. Vieni a trovare Daphne e tutti gli altri giusti, scendi alla fermata QT8 della linea rossa della metropolitana di Milano e vieni a conoscere le loro storie. Ci vediamo presto. Ciao!